Buongiorno e bentornati a tutti. Il futuro dell'agricoltura digitale inizia adesso e adesso iniziamo la seconda parte. Abbiamo capito quali sono gli orientamenti politici, abbiamo capito che ci sono disponibilità finanziarie, abbiamo avuto qualche contatto relativamente e qualche consapevolezza relativamente ad alcuni aspetti tecnici. Entriamo veramente nel vivo, cioè vogliamo capire se questa agricoltura digitale, questa digitalizzazione, queste nuove tecnologie stanno realmente entrando nelle aziende agricole. In questa parte dell'incontro avremo la possibilità di essere messi in diretto contatto con quattro realtà, quindi con quattro imprese che già stanno facendo digitalizzazione nell'ambito delle aziende agricole. Parleremo di Agricolux, parleremo di X-Farm, parleremo di Copernico e parleremo di ImageLine. Quindi proprio degli aspetti pratici per capire come questo mondo entra direttamente nell'azienda agricola, come viene percepito, come viene sfruttato e di fatto quali sono i vantaggi che può dare. Andrea, partiamo direttamente con te. Cos'è Agricolus? Perché è stata inventata? Con quale finalità? E di fatto che soluzioni state offrendo agli agricoltori? 8 minuti. Buongiorno e grazie per l'invito. Vi ringrazio per averci sia inseriti in questo panel che per l'ottima organizzazione che ho visto fino adesso, ho seguito. Parto con delle slide così anche da supportare un po' la discussione. E io sono Andrea Cruciani, sono uno dei fondatori di Agricolus, che è un'iniziativa che è nata ormai qualche anno fa e non so se sono visibili le Ancora slide. no, ancora no. Penso che la regia le debba mettere su. E quindi con Agricolus noi abbiamo iniziato a fare ricerca e la nostra principale vocazione è quella di fare ricerca Vedono, ok. industriale, quindi ricerca che va anche direttamente poi sul mercato. E nell'attività di ricerca noi abbiamo puntato a creare un ecosistema cloud che è nato ormai da esperienze internazionali quasi ormai di un decennio, 2021, 2011, 2021, sono 10 anni quest'anno che abbiamo iniziato a fare le prime ricerche, e sostanzialmente il nostro motto è quello di portare l'agritech, quindi tutte le tecnologie, a portata di mano degli agricoltori, sia che siano piccolissimi, noi abbiamo tra i nostri clienti anche rural farmer in Africa, sia che siano trasformatori o aziende multinazionali che usano questi strumenti per far sinergia con i loro fornitori. Quindi una piattaforma che grazie a questi anni di studio si sta riempendo di tutte le nostre competenze di ricerca. Ciascuna è un gruppo, è un'area di lavoro che lavora sui modelli previsionali, sulla raccolta dati, quindi tutta la parte di infrastruttura mobile sul campo, l'integrazione di sensori e anche l'elaborazione di dati satellitari. Siamo una delle poche aziende a livello europeo che hanno anche in capo all'azienda stessa la capacità di elaborare il dato dal dato greggio che viene dal satellite. Questo ci permette di avere una grossa agilità nel farlo e di darlo anche a un prezzo che possiamo modulare anche per i più piccoli. Dopodiché, noi Agricolus nasce come startup, giusto? nasce come azienda prima incubata, poi nel 2017 diventa startup, è una startup ancora di fatto, anche se anagraficamente, avendo già 10 anni di ricerca, abbiamo già ormai una struttura un pochino più consolidata. Quindi, integrando i dati in tutte le loro forme, che vi dicevo poc'anzi, noi supportiamo l'azienda agricola, ma anche i processi di filiera per awareness, cioè la consapevolezza, la previsione, il supporto alle decisioni e, cosa più importante forse di tutte, che le racchiude, la sostenibilità in tutti i suoi aspetti, che va da quella economica, a quella ambientale, a quella anche della qualità del cibo. Questo è il nostro board, noi siamo tutti di estrazione tecnica,
chi più dal settore agronomico, chi più dal settore geografico o il software. E al momento il nostro team, che è tra l'altro per metà femminile, è di circa 30 persone, e un terzo, anche più, sono dottori di ricerca che fanno proprio attività di ricerca industriale. Abbiamo delle linee di prodotti, non mi dilungo qua, che vanno da quelli specifici per le singole colture a quelli che vanno su multicoltura, fino a sistemi che uniscono decine, centinaia di aziende e anche una serie di dispositivi e di librerie per integrare i nostri servizi con altre aziende. Faccio degli esempi. Un esempio è la nostra soluzione per le aziende vitivinicole, Grape DSS, che permette di fare per esempio la raccolta di precisione usando la zonizzazione, le mappe da satellite, e quindi anche di dire come raccogliere anche in maniera differenziata l'uva per avere sempre il miglior raccolto possibile, piuttosto che tutta la parte di modelli di previsione di difesa e quant'altro. Un altro esempio è sulla nostra sezione di gestione multiaziendale, si chiama AgriTrack, una capacità di avere un pannello di monitoraggio con anche centinaia di aziende, che permette a ciascuna azienda di gestire con privacy, anche in autonomia, la propria azienda, ma di condividere parte dei dati che sono stati concordati con la filiera. Noi crediamo che non si vinca mai da soli. Questo è proprio un adagio che sta andando avanti anche da molto, che è stato rilanciato da poco da persone anche di altri settori. Noi abbiamo costituito, quando nel 2016 stavamo pensando di partire con l'azienda, l'Agriculus Partner Network. Per noi un partner è di varia natura, può essere una soluzione che si integra alla nostra come Digitanimal, con la stessa ImageLine che parlerà tra poco con Cristiano. Abbiamo dei partner che forniscono tecnologia, che vanno da sensori a dati meteo a infrastrutture informatiche, cioè framework per gli addetti ai lavori, quindi pezzi di tecnologia che noi poi dopo utilizziamo all'interno della nostra piattaforma. E poi ci sono tutti quelli che utilizzano Agriculus come strumento di lavoro, noi li chiamiamo service enabler. Quindi quello che dicevo prima, la nostra attenzione per la sostenibilità, la chiamiamo un approccio a tripla vittoria, triple win: ridurre l'impatto ambientale, minimizzare i costi agricoli e migliorare la qualità della produzione. Spesso in agricoltura, è uno dei casi anche virtuosi, l'agricoltura in questo, può fare la stessa azione andando ad agire su tutti e tre i tipi di sostenibilità. Noi siamo anche pionieri a livello non solo nazionale ma a livello europeo sulla parte di ricerca industriale. Siamo presenti in diversi Horizon 2020, questi sono quelli attivi, e siamo in diversi ecosistemi europei, tra i quali anche IIT Food e Fiverr, dove noi tra l'altro coordiniamo la commissione AgriFood della Fondazione Fiverr. Agriculus adesso è in 5 continenti, tradotto in 6 lingue, il mercato principale è l'Italia, ma anche il Sud Europa, ma abbiamo clienti veramente un po' in tutto il mondo, principalmente anche grazie all'applicazione Free che noi offriamo, che supporta tante aziende anche nei paesi in via di sviluppo. Una cosa di cui vorrei parlare, che è già stata detta, ma la voglio ribadire: siamo partner, siamo stati assegnatari di 2 delle azioni di trasferimento tecnologico del Siena Food Lab, che è promosso da Santa Chiara Lab e la Fondazione MPS, che vede la collaborazione anche di Confagricoltura Siena tra gli altri, e noi siamo assegnatari del bando per il settore vitivinicolo, che vi ricordo fino al 1 febbraio è ancora aperto, e quello olivicolo, che aprirà nel mese stesso di febbraio. Li daremo in uso gratuito, grazie a questo finanziamento del Siena Food Lab, i nostri prodotti per 2 stagioni, quindi per il settore vitivinicolo Grape DSS e per quello olivicolo Olix, e supporteremo tutto il processo con i nostri agronomi di trasferimento tecnologico, supporto anche grazie poi alla erogazione di formazione della nostra Agriculus Professional Academy. Con questo io ho finito, penso di aver fatto anche prima degli 8 minuti, e vi ringrazio, qualsiasi cosa sono disponibile. Una domanda che ci tengo a farti.
Qual è l'ostacolo principale che trovi la diffusione delle tecnologie che proponete in ambito agricolo da parte degli agricoltori, dal tuo punto di vista? Allora, non c'è un ostacolo per tutte le categorie, però dovendo fare una media, perché ciascuna categoria... Restiamo in Italia, posizioniamoci a Siena e andiamo nel mondo vite. Qual è l'ostacolo principale che trovi in un'azienda vitivinicola di Siena ad entrare nel mondo vostro, di agricolos? Allora, la principale problematica è far capire a cosa serva tutto ciò. Perché il problema vero è di che cosa stiamo parlando, che ci faccio. C'è un problema poi strutturale, che alcune cose sono subito utili, sono subito utilizzabili, mentre alcune cose richiedono anche un cambio di approccio, che è dovuto anche al cambio del mercato, dove si deve anche prospettare all'azienda non solo l'adozione della tecnologia, ma anche... Peccato che abbiamo perso. Non so se ti ho perso solo io, ma ti vedo bloccato. Purtroppo vedo bloccato il video, quindi passiamo direttamente a Matteo. Grazie. Ciao Matteo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Fammi il racconto di cos'è X-Pharma e di fatto quali sono le vostre soluzioni pratiche per gli agricoltori. Assolutamente. Allora, intanto ti condivido anche delle slide di supporto, così le abbiamo e ci aiutano. Molto bene. Anche tu le rendi disponibili per i partecipanti? Assolutamente. Assolutamente. Okay. Dopo, alla fine condividiamo tutto. Allora, noi siamo X-Pharm e quello che oggi volevo condividere era chi siamo e cosa facciamo, ma soprattutto anche il nostro punto di vista sulla digitalizzazione in tutto quello che è il mondo dell'agricoltura. Abbiamo sentito stamattina quello che sta succedendo, le statistiche, e come hai detto tu, adesso noi aziende che siamo direttamente a contatto con gli agricoltori ti condividiamo quello che noi vediamo. Penso che può essere interessante come spunto. Allora, muovo le slide. Allora, noi chi siamo? Intanto siamo X-Pharm, e come hai chiesto tu prima, anche noi una startup innovativa attiva in quello che viene chiamato AgriTech, specializzato nella tecnologia dell'agricoltura, dove il nostro obiettivo è rendere gli agricoltori il più efficienti possibile. Questa è la nostra missione. Il nostro prodotto è una piattaforma digitale, come abbiamo visto prima Agricolus, anche noi lavoriamo in questo modo, una piattaforma che comprende diversi servizi, diciamo da tutta la parte operativa, quindi a partire dal magazzino, al registro delle attività, alla gestione delle manutenzioni, a tutta la parte finanziaria di un'azienda che è fondamentale. Quindi siamo partiti da questa base e abbiamo aggiunto sempre di più tutta la parte agronomica, quindi modelli previsionali delle patologie, modelli previsionali sulla gestione dell'irrigazione, tutte tematiche fondamentali. Questa è anche nella direzione chiaramente della sostenibilità ambientale. E sempre di più, quest'anno è un grande trend, e come è stato detto anche stamattina, grazie anche al credito d'imposta e all'agricoltura 4.0, tutto quello che è l'integrazione con le macchine, la telemetria e il precision farming è un grande tema. Qui raffiguriamo in questa immagine alcuni dei settori dove lavoriamo, diciamo che è tutta la parte operativa, diciamo tutto quello che è nell'insieme dell'azienda agricola. Io stesso sono agricoltore, quindi abbiamo cercato passo dopo passo di integrare tutto quello che sono le necessità di un agricoltore. Ecco, questo è quello che facciamo. Quello che volevo condividere oggi era come noi vediamo cosa succede sul mercato a livello digitale e quali sono gli spunti. Allora, partiamo dal presupposto che l'agricoltore è comunque un'attività complessa, che ha tante dinamiche, molto eterogenea, quindi ha tante gestioni da fare, dal magazzino, la gestione della PAC, la documentazione, le certificazioni, comunque è un ambito complesso. E come è stato detto anche prima dal collega del CREA, ad oggi solo il 5% come media usa una piattaforma gestionale, quindi un mercato tutto da prendere, quindi anche un'opportunità, però ecco, comunque con delle sfide, come è stato detto prima, probabilmente anche l'educazione, il training, sono concetti molto, molto importanti. Abbiamo provato a chiedere alle aziende agricole con cui collaboriamo cosa loro vorrebbero da una piattaforma digitale, e al primo posto erano due grandi temi. Primo, che sia semplice da utilizzare, quindi non vogliono piattaforme complesse, e al secondo punto ci hanno chiesto vorrebbero una piattaforma integrata, quindi trovare tutto in un posto unico per rendere, diciamo, la vita facile e rendersi sempre più efficienti.
E in parallelo abbiamo guardato anche cosa avevano in casa e abbiamo visto che la gran parte degli agricoltori ha uno smartphone, una parte al tablet e pochi un PC. Quindi questo comunque è un elemento importante oggigiorno, se vogliamo farlo entrare. Secondo me, Matteo, dal tuo punto di vista integrato cosa intendi? Tutto all'interno di una piattaforma o interoperabilità tra più piattaforme? Esatto, Ivano, ti direi tutte e due. Quindi l'interoperabilità è fondamentale, perché comunque grandi aziende hanno diversi sistemi, ci sono competenze molto verticali sul mercato, quindi è inverosimile che una società possa fare tutto, quindi i sistemi devono essere interoperabili. Dall'altra parte, dal punto di vista dell'agricoltore, ecco, lui riuscire a raccogliere il tutto in un punto unico è sicuramente qualcosa che facilita l'utilizzo di queste piattaforme. Ok, grazie. Però quello che hai citato è molto importante. E non avendo lato nostro mercati diretti, abbiamo provato a prendere i nostri dati, vedere noi come vediamo, cosa è successo da noi. Diciamo che negli ultimi 2 anni, esistiamo da 3 anni, nella nostra piattaforma si sono registrate 35 aziende agricole. E come vedi dalla mappa... 35.000, dai, 35 sono poche. 35.000, dici? Ah, scusa, forse ho detto 35. 35.000, esatto, grazie a te. 35.000, dai. Ci sarebbe tanto da fare, sì. E come vedi, soprattutto è un trend in salita e soprattutto molto, diciamo, anche eterogeneo a nostro livello d'Italia. Quindi comunque è un trend che cresce, penso in linea con le crescite che anche l'osservatorio ha menzionato questa mattina. Quindi ecco, l'interesse c'è, un percorso comunque, siamo all'inizio di questa trasformazione digitale, però ecco, questi sono quei numeri che noi abbiamo preso dal nostro database proprio per condividere e confermare quello che questa mattina è stato detto. Quindi un percorso iniziato con chiaramente ancora tanto da fare, se consideriamo che in Italia ci sono all'incirca 1,5 milioni di aziende agricole. Questi sono utenti che hanno avuto accesso alla versione gratuita? Diciamo, questi sono tutti gli utenti registrati, una parte di questa ha le funzioni a pagamento, una parte usa solo la parte gratuita, esatto. Okay. È l'assemblamento di entrambi. E quello che citavo prima, noi abbiamo pensato qual è lo strumento per entrare in azienda agricola e come vedi dall'immagine, lo smartphone è l'opportunità che abbiamo avuto per entrare. Giustamente. Che però fino a qualche anno fa, non essendoci una grande diffusione di smartphone, fino a 10 anni fa, era davvero difficile penetrare nelle aziende agricole. Oggi questo ci dà un'opportunità. Ah, io 10 anni fa avevo in macchina la cartina geografica e lo stradario, adesso c'è altro, quindi grazie a Dio cambia tutto e cambia tutto anche nelle aziende. Esatto, e quindi da noi che lavoriamo nell'agritech l'opportunità di entrare in modo anche semplice, con visuali, e metodi di utilizzo semplificati. Quindi questa è un'ottima opportunità per portare questa tecnologia in agricoltura. E soprattutto quello che noi pensiamo è che la digitalizzazione è un percorso che deve fare un'azienda. È improbabile, direi, che comunque un'azienda passa da nulla a un preciso farming avanzato. Abbiamo visto, cioè questo penso che è impensabile. Poi magari può succedere, però direi che è difficile. Quello che noi vediamo molto normalmente succede se finanziato, ma non compreso, quindi non succede. Certo, cioè assolutamente. E allora abbiamo visto che è un percorso, quindi se parte da un'azienda tradizionale, che sia piccolo o grande, questo comunque è un percorso che tutti fanno, magari accelerato in modo diverso, incomincia a digitalizzare le sue pratiche, la parte operativa, il magazzino e quant'altro, passa poi in quelli che vengono chiamati DSS, quindi supporto alla decisione, quindi modelli sulle malattie, sulle irrigazioni, e poi chi è in grado e chi vuole farlo, va all'ultimo passo che è quello che chiamiamo precision farming, quindi l'integrazione con le macchine, integrazione con le mappe di prescrizione, i satelliti e quant'altro. Quindi abbiamo visto che comunque è un percorso e difficilmente si salta una di questi passi. Adesso che abbiamo visto questo percorso, vi faccio vedere solo qualche immagine, così lo visualizziamo questo percorso. Ad esempio, questo è un sistema di stazioni meteo con modelli previsionali di malattie, dove quindi l'agricoltore direttamente dal telefono vede quanto è a rischio che una malattia arrivi, in questo caso in un campo di vite, e quanto è protetto. Quindi in modo semplice e veloce gli vengono esposti questi consigli. Stessa cosa per il monitoraggio degli insetti. Gabbiette connesse, in questo caso immagino un professionista che magari ha una rete di campi, di appezzamenti da monitorare, anche solo il risparmio logistico, e quindi di consumo, quindi sostenibilità ambientale, è alto. Vado a mettere una rete di 30 gabbie connesse, vado a monitorare, ad esempio, quello che è la tignoletta, direttamente dal tablet del professionista, posso intervenire in modo più veloce, vuol dire un consumo ridotto di pesticidi. Questi sono strumenti concreti già sul mercato che si possono fare.
Un altro esempio è il controllo delle umidità nei terreni per la gestione dell'irrigazione, un tema sempre più importante visto il climate change, le piogge che non sono più regolari ma sono condensate, quindi anche la gestione dell'irrigazione è un grande tema sul mercato. Dobbiamo chiudere? Sensori. Scusami? Dobbiamo chiudere? Vogliamo il termine? Chiudo con la telemetria, chiaramente anche in campo. E chi può contribuire in questa digitalizzazione? Abbiamo messo i vari attori, le aziende agricole, i professionisti, ma soprattutto, come ospitati oggi, le cooperative, le associazioni e la grande industria alimentare. Sono tutti attori che possono aiutare questa digitalizzazione. L'educazione è fondamentale, come è stato prima, quindi strumenti per educare l'agricoltore, questo è fondamentale, l'agricoltore e i professionisti. E come conclusioni, quello che noi pensiamo è che il digitale è un'opportunità molto grande in agricoltura, quindi può aiutare l'agricoltore, può aiutare a essere efficienti tutta la filiera. La digitalizzazione è un processo, non avviene dall'oggi al domani, ma è un processo che le aziende fanno, e i dati sono un valore, non solo per la filiera, ma anche per l'agricoltore che all'inizio, quindi qua parlo da agricoltore, i dati che un agricoltore raccoglie sono molto importanti per la filiera, per la tracciabilità, per l'origine, e quindi è un valore che chiaramente l'agricoltore ha. Grazie Ivano e a tutti per... Molto bene Matteo, grazie infinite. Andiamo avanti, anzi ci spostiamo dalla Terra per salire in orbita e cerchiamo di capire da Marco Antoni, il CEO di Copernico, che visione ha di questi cambiamenti verso il digitale. Prego Marco. Allora, noi siamo una società che ha sede per l'appunto in un posto molto piccolo ma molto interessante, che è Montalcino, provincia di Siena. Abbiamo una sede anche a Firenze e ci occupiamo di servizi tecnici a supporto delle imprese agricole ormai da 25 anni. Quindi conosciamo il ciclo produttivo, abbiamo sempre supportato le aziende nella loro attività di crescita. Negli ultimi 10 anni abbiamo avviato dei processi di analisi dei dati anche in altri settori, ed è stato estremamente interessante applicare quell'analisi dato e quella raccolta dato al settore agricolo, ed è per questo che sostanzialmente abbiamo avviato negli ultimi ormai 8 anni una serie di attività e di progettazioni e ricerche e sperimentazione nel settore della digitalizzazione. È qui che abbiamo incontrato vari partner, l'Università di Firenze, Dagri, professor Marco Vieri, con cui collaboriamo ormai da anni e con cui abbiamo creato un laboratorio congiunto. Abbiamo ovviamente rapporti con CREA Firenze Arezzo, con cui abbiamo creato molti progetti insieme anche ovviamente al professor Vieri. Siamo membri della comunità della pratica della Toscana, diciamo che siamo estremamente radicati nel territorio e partendo da un'esperienza forte nel settore vitivinicolo abbiamo allargato questa esperienza ovviamente alle altre filiere. Alla fine abbiamo deciso in tutte queste attività sperimentali di ricerca comunque di creare una piattaforma digitale che Matteo Vannotti, che mi ha preceduto, parlava del processo di digitalizzazione aziendale, mi trova estremamente concorde con la sua analisi. Il processo di digitalizzazione di un'azienda è un processo lungo e che inizia sostanzialmente da un approccio digitale. I sistemi informatici che adesso sono alla portata di tutti, dal cellulare al tablet, sostanzialmente aiutano in questo, ma la cultura e soprattutto la giusta domanda cosa ci faccio con questo sistema e che vantaggio ho nel sistema, sostanzialmente per noi era la domanda principale. Ed è per questo che noi abbiamo creato, provo a condividere ora un video. Il sistema, ok, dovrebbe arrivare. Una brevissima presentazione. Ok, arrivato. Perfetto. Sostanzialmente noi abbiamo creato una piattaforma che abbiamo chiamato GApp, che ha però una filosofia particolare. Anche noi abbiamo un gruppo di partner, industrie del settore specializzate, che hanno fatto però una scelta. La scelta è quella di aprire i protocolli, cioè di avere protocolli aperti che dialogano, una interoperabilità. Non pensiamo di essere tuttologi e non crediamo a quelli che riescono sostanzialmente a dare la ricetta per tutto, ed è quindi secondo noi importante mettere in rete chi è specializzato nei vari settori ed avere tra di loro un dialogo forte e continuo per la crescita e anche per lo sviluppo dell'offerta all'agricoltore.
perché, come è stato detto, l'agricoltore non è un informatico, non è ingegnere, deve fare il suo lavoro e deve essere supportato in questo, sostanzialmente con un obiettivo, la sostenibilità economica, perché se l'azienda economicamente non regge, è inutile poi parlare di sostenibilità ambientale, tracciabilità. La prima cosa che occorre all'azienda è che gli strumenti che mette in campo gli permettano di aumentare la qualità del prodotto, trovare una valorialità all'interno della filiera e quindi poi avviare tutti quei processi, ovviamente anche di carattere sostenibilità ambientale e tracciamento, che permettono all'azienda di esistere in un futuro che ormai arriva. Perché il futuro digitale ormai arriva e l'azienda, secondo noi, ha due scelte: o lo gestisce o lo subisce. Noi crediamo che l'aprire un sistema digitale all'interno di un'azienda che gli permetta di avviare questa crescita digitale sia fondamentale. Ed è per questo che all'interno della nostra piattaforma, ora io la farò molto breve sulla parte tecnica, però sostanzialmente anche noi, come chi mi ha preceduto, abbiamo scelto la soluzione di una piattaforma cloud con una parte di web app e una parte app. La parte di web app serve per gestire il dato, rappresentarlo e creare supporto all'azienda. La parte di mobile app serve per raccogliere il dato in campo, cioè delle attività. Il nostro focus è quello, e il nostro obiettivo anche per le future implementazioni della piattaforma, è quello di gestire una raccolta in continuo del dato. Cioè noi vogliamo che l'azienda diventi un elemento, un organismo monitorato che trasmette dati sostanzialmente da monitoraggio continuo all'interno di un meccanismo centrale, è in grado di supportare l'agricoltore nelle scelte, ma anche di fargli prendere coscienza di una serie di processi e l'analisi di questi processi. Ed è per questo che con i partner con cui lavoriamo, con l'università e con i centri di ricerca, e ripeto, ieri in questo è un grosso supporto per noi, riusciamo e stiamo cercando di mettere sempre più a rete dei sistemi di controllo di gestione. Questa è una delle pagine della web app che ci permette di controllare tutte le attività, ovviamente ha varie funzioni, e vi è poi ovviamente la parte del mobile app che è scaricabile. La cosa interessante è che il controllo, la gestione, la raccolta del dato avviene attraverso l'invio di quello che normalmente si fa in un'azienda. Cioè, che cosa si fa in un'azienda? Buongiorno, cosa fai oggi? Oggi devi fare questo in quel luogo con questa modalità. Ecco, questa istruzione noi l'abbiamo digitalizzata, viene trasmessa all'operatore, il quale avvia la raccolta del dato semplicemente da app, viene tracciato. Il tracciamento ovviamente in privacy, non c'è un tracciamento live, alla fine dell'operazione il dato viene ovviamente trasferito, ma questo permette, con un'istruzione che complessivamente dura meno di 50 secondi, avere la tracciabilità per ogni attività lavorata, sia meccanizzata sia manuale, di tutte le attività svolte all'interno dell'azienda. Questo secondo noi è estremamente interessante e fondamentale. Qui ci sono una serie di funzioni di base come il tracciamento delle attività, ovviamente sia da GPS, perché abbiamo chi, come dire, fortunatamente ha aperto i protocolli dei GPS, perché, e questo secondo me è una parentesi anche interessante, si parla di industria 4.0, di finanziamenti 4.0, non sarebbe male sostanzialmente che ad esempio i finanziamenti avessero, diciamo, come dire, dei punteggi più favorevoli nei confronti di quelle soluzioni che permettono l'interconnessione del sistema. Perché noi vediamo le case produttrici sostanzialmente che producono dei sistemi a bordo di macchine operatrici che sono sistemi blindati, chiusi, è difficile rapportarsi con essi sia in input che in output. Io ritengo che per un agricoltore entrare in questi meccanismi probabilmente potrebbe essere un aiuto. Dopodiché, Marco, su quante aziende state lavorando e come viene percepito dagli agricoltori? Allora, noi sulle aziende con cui stiamo lavorando in questo momento abbiamo un progetto, perché noi veniamo dal vitivinicolo, come ti ho detto, abbiamo un progetto live con il gruppo Unipol e Legacoop Agroalimentare su una stima di circa 20.000 aziende su cui stiamo lavorando. Ovviamente amplieremo e speriamo di ampliare, noi siamo gli ultimi arrivati nel settore rispetto a chi mi ha preceduto, che ha esperienze commerciali maggiori ovviamente delle nostre, però
Abbiamo creato proprio all'interno di queste sinergie sia con cooperative bolognesi come la cooperativa Il Raccolto, che chi è del settore conosce, con cui collaboriamo in maniera molto stretta, con Eros Gualandi che saluto, e ovviamente anche con altre strutture, abbiamo sostanzialmente creato un rapporto per cui diciamo che sono alcune decine di migliaia le aziende che in questo momento abbiamo in partenariato con Unipol e Lega Coop Agroalimentare. La cosa interessante che noi troviamo nelle aziende è che, e qua mi collego alla nostra tipologia di offerta, hanno una difficoltà immediata nell'approccio, cioè loro pensano che questa sovrastruttura sia complessa, gli crei problemi, e soprattutto hanno un approccio diffidente sulle strutture modulari, perlomeno questo è quello che noi abbiamo raccolto, e cioè adesso mi fai entrare in un sistema dove dopo devo, se voglio procedere, comprare moduli aggiuntivi. Noi abbiamo risolto il problema con una piattaforma unica, è una piattaforma sola, non è modulare, le future implementazioni saranno sempre le stesse all'interno della stessa piattaforma, e permette di arrivare da un livello base, come diceva anche chi mi ha preceduto, a un livello di precision farming senza uscire dalla piattaforma, ma soprattutto senza dover affrontare ulteriori spese. È per questo che noi il primo anno la piattaforma la diamo gratis a chiunque, completa in tutte le sue funzioni, non c'è una formula diciamo free limitata e per poi accedere ai sistemi successivi. La piattaforma è libera, accessibile a tutti, avrà tutte le funzioni, gli piacerà, si troveranno bene, confermeranno dopo un anno l'abbonamento di alcune centinaia di euro, e che comprende sostanzialmente tutti i servizi e le implementazioni. Ed è per questo che noi vediamo come riferimento i gruppi di associazioni di categoria, consorzi e soprattutto cooperative. Perché, e ci tengo a dirlo, la piattaforma nasce con una struttura, così come ha detto anche Agricolus, se non mi ricordo male, riferito alla sua piattaforma, che permette alla singola azienda ovviamente di gestire la sua attività, ma a un super admin, diciamo, come potrebbe essere la cooperativa, avere il controllo degli associati e fornire servizi ai propri associati. La stessa cosa può accadere con le associazioni. Grazie infinite Marco, grazie di cuore. Anche tu renderai disponibile la tua presentazione. Ok, grazie. Passo la parola a Cristiano Spadoni, così ci racconti cosa combini all'interno di ImageLine. Prego. Grazie a tutti, grazie a Confagricoltura Siena per l'invito. Io ho pensato di far parlare subito coloro che utilizzano Quaderno di Campagna, che è la soluzione di cui vi vorrei parlare, quindi chiedo alla regia di lanciare il video di un minuto per farvi raccontare le esperienze di chi le utilizza. Il quaderno di campagna secondo me è un grandissimo strumento, molto utile, di facile accessibilità. È veramente comodo, cioè io da uno smartphone, qualsiasi tablet o anche un PC fisso riesco a fare tutte le mie operazioni, tenerne traccia e mi trovo benissimo e non tornerei indietro. Il quaderno di campagna è un elemento e sarà sempre più un elemento determinante, così come produrre quintali di qualità. È quello più semplice da usare, lo ritengo il sistema più evoluto. È uno strumento fondamentale. Ogni volta che ho avuto bisogno ho avuto risposte rapide, precise. Se hai qualsiasi problema anche nel compilare il quaderno di campagna puoi chiamarli che loro ti aiutano in qualsiasi momento. Io credo che sia uno strumento che dovrebbe essere imprescindibile da qualsiasi operatore che lavora in questo settore. Mi semplifica tantissimo la vita. Quaderno di campagna consiglio di utilizzarlo a qualsiasi azienda agricola. Io non sono un grande fan della tecnologia, ma quando la tecnologia viene usata con criterio può dare una grande mano a noi viticoltori e produttori. Grazie alla regia, e proseguo proprio con la condivisione dello schermo affinché possiamo procedere con la presentazione. Mi date un'indicazione non appena sarà disponibile? Sì, 33. 33, sì, perché 33 anni fa nasce un'idea, quella che il digitale possa aiutare l'agricoltura attraverso la condivisione di conoscenze, di strumenti utili a tutti i produttori, dal più piccolo al più grande. Einstein diceva che lo spirito, l'idea e l'amore non si possono distruggere,
possiamo cancellare i confini dentro i quali erano racchiusi, ma essi rimarranno sempre con noi. Vi do un po' di numeri. In questi anni con i Mesline abbiamo portato avanti questa idea e con noi le oltre 250.000 persone che partecipano alla community che con i Mesline, che dal 2017 è stata riconosciuta come PMI innovativa, ecco, lavorano con noi. 850.000 sono le persone che nel solo 2020 hanno utilizzato fitogest.com, uno degli altri nostri servizi, per trovare soluzioni per proteggere le proprie colture. E visto che si parlava anche prima di conoscenza, di condivisione della conoscenza, della formazione, sono oltre 4,3 milioni le persone, produttori, tecnici, ricercatori, operatori del settore che solo nel 2020 si sono informati su Agronotizia, che fa parte del network. Il percorso che vorrei fare con voi in questi 7 minuti è quello di condividere 3 idee per l'agricoltura digitale. Quindi sì, parliamo di quaderno di campagna, perché queste idee nascono proprio dall'esperienza vissuta con i miei amici e i miei colleghi, in particolare proprio con QDC Quaderno di Campagna, che dal 2004 viene utilizzato tramite web app da desktop, tablet, smartphone, da aziende agricole, loro associazioni, dalla singola realtà produttiva fino alla cantina o alla cooperativa che raccoglie il prodotto di più soci. Ecco, oggi sono circa sopra le 12.000 le aziende, le licenze attivate per gestire le imprese agricole sul territorio italiano. Ecco, con questa esperienza vorremmo condividere 3 idee sulla digitalizzazione in agricoltura. L'idea numero uno nasce da 3 parole, sostenibilità, digitale e mondo migliore. Cosa vuol dire? Per noi la sostenibilità digitale è quella sostenibilità che definisce le modalità con cui si dovrà sviluppare la tecnologia digitale affinché contribuisca alla creazione di un mondo migliore sia rispetto alla sua natura sia rispetto al suo ruolo strumentale verso ambiente, economia e società. Infatti un agricoltore riteniamo che non possa non essere sostenibile, deve tutelare risorse, proteggere le piante. E quindi, proprio per supportare l'agricoltore, abbiamo creato QDC e continuiamo a migliorarlo, ad aggiornarlo, per garantire, ad esempio, il rispetto del PAN, il Piano d'Azione Nazionale sull'Uso Sostenibile di Agrofarmaci, e tenere sotto controllo i mezzi tecnici usati in campo, revoche e molto altro ancora. Dalla sostenibilità al digitale, passiamo alla seconda idea, che nasce da 4 parole. Conoscenza, facile, tecnologia e opportunità. Secondo noi la conoscenza, per produrre meglio, per registrare correttamente tutte le operazioni colturali, deve essere facile da reperire, perché la tecnologia deve essere un mezzo e non un intralcio. Solo così un obbligo, come ad esempio il registro dei trattamenti che gestiamo con un quaderno di campagna, può trasformarsi in opportunità. È per quello che, utilizzando tutte le conoscenze delle banche dati di Mesline su agrofarmaci, fertilizzanti, colture, disciplinari, tutte queste informazioni possono dare la possibilità di gestire con smartphone, tablet o desktop oltre 50 controlli ogni volta che viene inserito un trattamento. E tutto questo è automatico e semplice per il produttore o per l'associazione che lo segue. Passando all'idea numero 3, qui le parole sono solo 3, contare per raccontare. E qualche anno fa ho seguito una serie di appuntamenti chiamati Filiere Intelligenti, organizzata da Anga e i giovani di Confagricoltura, e uno dei temi era proprio quello di valorizzare in modo smart, intelligente appunto, i prodotti e le informazioni che li riguardano e trasmetterli lungo la filiera. Agricoltura digitale deriva proprio da digit, che vuol dire cifra, per sottolineare l'importanza di contare i numeri, i dati che vengono raccolti in campo. E grazie a QDC, quaderno di campagna, questi dati si trasformano in informazioni che possono essere trasmesse dall'agricoltore fino al consumatore. Qui vedete alcuni esempi di un QR code che viene applicato sulle confezioni di prodotti di alcune aziende agricole che utilizzano QDC quaderno di campagna proprio per risalire all'origine, alle informazioni, ma questo non solo per il consumatore. Questa è un'informazione particolarmente importante, si parlava proprio anche nel primo intervento di oggi del data sharing, della trasmissione delle informazioni. Questo può avvenire anche ad esempio verso enti di controllo che verificano, come nel caso di quaderno di campagna, che si collega a enti di controllo che verificano protocolli come Global Gap, SQNPI, quindi il Sistema di Qualità Nazionale per le Produzioni Integrate, biologico, o specifici protocolli di sostenibilità come VIVA del Ministero dell'Ambiente, per il quale tramite QDC, quaderno di campagna, possono essere esportate
informazioni preziose proprio per il calcolo degli indici di sostenibilità delle aziende vitivinicole e predispone in un clic quelle che sono le stampe conformi a quanto richiesto da normativa e controllori. Per raccontare questo abbiamo pensato, oltre che al video, anche di raccontare alcune storie vere di persone che, appunto, proprio come dice l'evento di oggi, che utilizzano il digitale al servizio dell'agricoltura. E tutte le colture italiane vengono gestite da QDC, dalla vite per uva da vino, all'olivo, dal frumento, alla canapa, fino alle aromatiche e alle orticole. E, fra queste ci sono numerose associazioni di Confagricoltura, come Ferrara, Cuneo, Libera di Cremona. Ho pensato di chiedere all'azienda Battioli Paola un suo punto di vista, Battioli Paola di Novara Vercelli. Hanno indicato che abbiamo iniziato a innovarci dal punto di vista tecnologico nel 2005 con l'obiettivo di creare delle coltivazioni incontaminate. E come ci riusciamo? Dicono, grazie all'agricoltura di precisione e al quaderno di campagna che ci aiuta a monitorare quotidianamente lo stato di salute delle piante. Un'altra azienda, la Zerbina, Fattoria Zerbina Vitivinicola. Ormai nel nostro paese ci sono tante cose che sono diventate difficili da gestire, in particolare la burocrazia. QDC è un grandissimo strumento, molto utile e di facile accessibilità. È bellissimo, ad esempio, poter controllare rapidamente la storia della mia azienda di anno in anno. Aziende agricole, ma anche agronomi, come ad esempio Eberle, che è un tecnico agronomo piemontese, che indica che usa quotidianamente la versione multiaziendale di QDC per gestire diverse aziende. Infatti, sottolinea che non dobbiamo vivere l'aspetto normativo come una limitazione dell'operatività, ma come un valore aggiunto. Non ve ne racconto altri perché vorrei rimandarvi in questi ultimi 30 secondi a quello che è il blog di Quaderno di Campagna, dove ci sono tante altre storie come gli utilizzatori, come lo hacker nella provincia di Grosseto o la testimonianza di Lia e Luca Mannucci che con Quaderno di Campagna sono supportati nella coltivazione di basilico bio o la dottoressa Del Pupo che fa assistenza nell'ambito frutticolo. Una parola chiave per noi, per concludere, è coinnovazione, perché noi pensiamo che l'innovazione sia nel DNA dell'agricoltura e per innescare processi innovativi diventa oggi sempre più importante collaborare con la parola chiave dell'interoperabilità. Ecco perché abbiamo creato il Premio Agro Innovation Award con l'Accademia dei Georgofili, abbiamo instaurato percorsi di collaborazione con Agriculus, come citava prima Andrea, con EZ Lab nell'ambito del blockchain e partirà nei prossimi giorni un master a cui noi partecipiamo come supporter dedicato all'agricoltura di precisione con l'Università della Tuscia proprio per approfondire l'agricoltura digitale. Tutto questo è un percorso che noi viviamo anche col nostro processo di formazione che si chiama Agri Innovation Edu e potrete trovare gli approfondimenti all'interno di Quaderno di Campagna, quindi vi lascerò la presentazione e se volete potete già inquadrare il QR code per poter attivare la prova gratuita del servizio e capire meglio come funziona. Molto bene, chiedo alla regia se mi riesce a far vedere i quattro partecipanti tutti assieme, perché vorrei fare il gioco finale che si sviluppa in complessivi 1 minuto e mezzo, ovvero riuscite a mettermi con i soliti 140 caratteri di un SMS un vostro auspicio per l'agricoltura digitale nei prossimi 10 anni? Cioè, qual è l'auspicio di Andrea Cruciani sull'agricoltura digitale nei prossimi 10 anni? Il mio auspicio è che possa supportare un cambiamento che sarà epocale nella gestione delle aziende, perché non scordiamoci, l'agricoltura è la tecnologia è uno strumento per l'agricoltura, ma il focus è l'imprenditorialità degli agricoltori e noi vogliamo supportarlo con la tecnologia. Grazie. Matteo Anotti. Allora, io credo che il futuro dell'agricoltura lo vedo incrociato con la tecnologia in quanto sia un'opportunità e soprattutto lo vedo dal punto di vista dell'agricoltore dove i dati in agricoltura saranno un secondo raccolto per lui, quindi vanno valorizzati e va seguita questa strada. Bella questa del secondo raccolto, facciamo la coltivazione consociata, quindi esatto. Coltura più dati, piace.
Grazie, grazie Matteo. Marco Antoni. Concordo perfettamente con Vannotti. L'agricoltore, quando applica sistemi digitali, produce non solo mele, ma dati collegati a quelle mele. E quei dati analizzati in maniera corretta permettono anche, in un meccanismo di variazioni climatiche come quello che ormai ci aspetta e ci attende, la possibilità di fare, come dire, predittività delle produzioni, orientarle e tutelarle nelle loro qualità per mantenere i valori nelle filiere, i valori economici. Quindi mele più dati uguale speciality, non più commodity, perché è una mela che racconta una storia. Assolutamente sì. E che per mela racconta, mele sempre migliori. Ci siamo inventati anche lo slogan, mela racconti. Ottimo. Cristiano Spadoni. Come non essere d'accordo con i diciamo colleghi, perché siamo nello stesso ambito, quindi sono molto d'accordo con tutti coloro che mi hanno preceduto. Io aggiungerei che vedo e spero, ma ne sono anche cosciente, credo che l'agricoltura digitale, l'agricoltura digitale dovrà essere sempre più semplice per l'agricoltore e dovrà fornire un supporto fondamentale, come già sta iniziando a farlo, per la sostenibilità economica in primis, perché se l'agricoltore non ha il reddito non può continuare a fare quel grande lavoro di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Quindi una sostenibilità da tutti i punti di vista agevolata dall'agricoltura digitale, sempre più semplice, perché l'agricoltore non deve essere digitante, ma digitale. Molto bene, allora io da parte mia vi ringrazio, ammetto di aver imparato cose interessanti e nuove, mi piace molto l'apertura alla collaborazione che è stata espressa da molti, nella consapevolezza che da soli si fa poco, e quindi vi ringrazio per il contributo e per questa visione pratica, che è una visione pratica non solo in ambito nazionale, ma abbiamo visto per altre, per alcune realtà proprio internazionali. Quindi grazie per il vostro contributo e passerei a capire, nella terza sessione di questo incontro, cosa sta facendo Confagricoltura ed in particolare Confagricoltura Emilia Romagna, e come si desume dalla mia S sono abbastanza romagnolo, e l'Unione Provinciale Agricoltori di Siena, che stanno combinando qualcosa assieme. Inizio Guido Sama, ti vedo. Ciao Guido. Chiedo se per cortesia può esserci anche Gianluca Cavicchioli, così ci vediamo tutti e tre assieme di quest'ultimo passaggio. Ecco, con voi due cercheremo di capire cosa assieme sta facendo Confagricoltura di Campania e Siena nell'ottica dell'agricoltura digitale. Questa sessione ci poniamo come obiettivo di chiudere verso l'una, ok? Quindi una decina di minuti a testa per condividere cosa si sta facendo. La parola a Guido. Grazie a tutti, ringrazio il collega per avermi dato la possibilità di poter presentare. Se chiudi l'audio, perché altrimenti rientra. Sì. Mi sentite? Molto bene, ottimo, perfetto. Sì, allora chiudo l'audio e vado. Allora, grazie a tutti per questa giornata molto interessante. E cosa dire, dopo che abbiamo detto tutto ciò che può essere di supporto all'azienda per poter lavorare meglio e usare il digitale per essere informata e operare meglio nell'azienda, forse è il momento che anche l'organizzazione sindacale si organizzi per seguire questa evoluzione dell'azienda e quindi per essere al passo con l'innovazione, il digitale che l'azienda porterà nella sua attività produttiva, e quindi creare un nuovo modo di dialogo e di confronto con l'associato. L'app che abbiamo costruito è un'app che, a differenza di quello che fino ad oggi è stato il meccanismo di comunicazione dell'organizzazione, cioè ti informo in maniera unilaterale, ti mando il giornalino, ti mando le mail, ti mando un sms, il modo con cui noi vogliamo dialogare con l'associato è un modo bidirezionale, ma non è soltanto una comunicazione di informazione, ma diventa anche un modo per
cercare di dare all'associato dei servizi attraverso uno strumento come può essere un'app, che collega pertanto l'azienda all'organizzazione senza dover fare quel percorso dall'azienda all'organizzazione, quindi sulla strada, per portare dei documenti o dialogare. E in questo contesto, e il terzo punto sul quale abbiamo voluto ragionare era quello di renderlo partecipe alla vita sindacale in maniera attiva e non passiva. Per mettere insieme queste cose abbiamo pensato a questa app che adesso vi presento, e poi con un filmato finale prima anche di riassumerlo, con questa idea appunto che nasce per gli associati, per rendere la conferitura in maniera più smart, efficace, veloce ed efficiente, proprio perché lo smart, l'app è uno strumento che si trova sugli smartphone, ormai tutti hanno uno smartphone, abbiamo visto il problema dell'uso di internet che coinvolge poche aziende, ma se andiamo a vedere quanti degli agricoltori hanno uno smartphone in mano, possiamo dire che è la quasi totalità, a prescindere dall'età. Bisogna soltanto aiutarli a sfruttare meglio questo strumento che loro hanno a disposizione. Quali sono i vantaggi che noi abbiamo cercato di portare con questo strumento per le aziende? Intanto un elemento dialogo per dialogare operativamente con gli uffici dell'organizzazione, e quindi sia un metodo per chiedere informazioni, e quindi più che telefonare si può tranquillamente, mentre si è in giro nei campi e viene un problema, scrivere con questa app all'ufficio preposto e porre un quesito o chiedere un'informazione. Si può anche fare quello che è un elemento di prenotare gli appuntamenti. Molte volte noi ci troviamo negli uffici code di agricoltori che aspettano il loro turno per poter esporre il loro problema all'associato. Ormai ovunque andiamo, dal barbiere dal dentista, si prendono gli appuntamenti proprio per non perdere tempo in inutili fine. Oggi con questa app si prevede gli assembramenti, ma si può provare a prendere l'appuntamento. Caricare e consultare i documenti, anche questo è un elemento, molte volte abbiamo archivi cartacei nelle aziende che ci fanno perdere un sacco di tempo per trovare le informazioni, le note o il materiale che ci serve per dare una risposta. Con questo strumento cerchiamo di creare un archivio digitale e permettere all'azienda di poter trovare in questo archivio più velocemente i suoi documenti. Partecipare attivamente, questa è la parte secondo me più importante dell'app, perché è quello che collega l'attività sindacale all'associato, e quindi non tralascio quello che è il ruolo principale, cioè dare un'azione, un'iniziativa all'associato. E perché diciamo partecipare attivamente? Perché tramite un'area in cui l'organizzazione può chiedere in tempo reale all'associato un parere su una determinata linea sindacale o su un determinato aspetto sindacale o su una determinata proposta, e mentre oggi questo dialogo è molto rallentato perché ci sono i riti delle assemblee, degli incontri, si raggiunge veramente a gruppi ristretti di associati, con l'app si possono raggiungere tutte le aziende aderenti all'organizzazione e avere da questo un loro parere, una loro risposta. Un altro elemento è avere le informazioni in tempo reale. Capita molte volte che ci sono degli eventi meteorologici che creano dei danni o delle situazioni nelle aziende, con l'app c'è una comunicazione immediata di quello che è il danno che ha subito l'azienda, dell'entità e delle valore. E poi restare aggiornati. La tempestività delle informazioni è un elemento ormai diventato strategico. Sapere poter dare modo all'organizzazione di ricordare all'associato la scadenza di un bando, ricordare all'associato quando parte un bando, ricordare eventualmente iniziative che deve essere messe in atto con tempestività, è diventato importantissimo. Nelle strutture, almeno in casa nostra, in Confagricoltura, più spinte nell'informazione tempestiva si usano gli SMS. Noi consideriamo che questo possa essere superato con questo meccanismo del push che si trova nell'app, e quindi l'associato può essere
coperto su tutte le informazioni che gli necessito. Poi accedere ai servizi che sono quelli che vengono attivati. Viene bene che prima di me c'è stato Imagine Line, perché noi stiamo collaborando con Imagine Line proprio per connettere l'azienda che ha attivato presso l'organizzazione Conforicoltura il servizio di quaderno di campagna con la piattaforma di Imagine Line, con il quale abbiamo attivato delle collaborazioni, in modo tale che lo strumento per accedere a questo sistema possa essere, tramite l'organizzazione che gestisce quaderno di campagna, l'app stessa. E questo fa parte di quelle interazioni che si possono costruire e sviluppare. Qual è il vantaggio per l'organizzazione? Ovviamente, avendo un calendario degli appuntamenti, si gestiscono bene il rapporto con gli associati. Si prende l'appuntamento, si sa chi è l'associato, si conosce il problema, si prepara la documentazione, quindi quando arriva il socio, il tecnico è preparato e ha tutti i documenti per poter dare la risposta. Interagire, ve l'ho detto prima, poter avere in tempo reale dai propri soci un parere, una risposta a delle domande, dei quesiti che vengono fatti dalla dirigenza per avere un supporto a certe scelte sindacali diventa un elemento importante. Snellimento del processo di selezionare i documenti, perché ovviamente il fatto di avere i documenti in formato digitale aiuta nella ricerca sia per l'azienda dei suoi documenti, ma sia anche del tecnico, e quindi anche nel trasmettere il tecnico all'associato dei documenti, basta fax, andiamo con quello che c'è di nuovo, e il tema del consultare i documenti, perché l'associato stesso, invece di portare il documento presso l'organizzazione con i tempi che l'azienda permette, può con un semplice strumento dell'app, foto, invio, condividerli con la propria struttura. Come si forma questa app? Diciamo che una parte è uguale a tutti, c'è un riconoscimento che è l'accreditamento per accedere ai servizi. Questa app è fatta di una parte che è pubblica, dove non occorre essere socio per poter avere delle informazioni, perché compito nostro è anche usare questo strumento dell'app per far conoscere ai soci e non solo quello che sono le varie posizioni che l'organizzazione prende su temi che riguardano l'agricoltura e l'agroalimentare, e quindi c'è tutto un tema di news e di informazioni. E poi c'è l'area invece che è riservata ai soci, perché è quello in cui c'è, come dicevo prima, il dialogo, l'interscambio con le organizzazioni su alcune tematiche e l'utilizzo dei servizi. Per evitare, come vedete, insomma, da questa immagine, a sinistra c'è la parte. Attenzione perché Guido, noi non vediamo l'immagine. Vedere quali sono le prese di posizione o le azioni che fa l'organizzazione. Probabilmente Guido. La scelta della provincia in cui l'azienda opera, perché capita molte volte che ci sono tematiche specifiche del proprio territorio, e pertanto diventa importante taggeggizzarsi bene su dove si vuole avere il servizio e l'attività. E poi c'è il profilo è la parte col quale si permette all'azienda di scegliere quali sono gli argomenti sul quale vuole essere tenuta informata, e quindi evitare quello spam che molte volte si genera con le mail che vengono mandate a tutti i soci o con le notizie indifferenziate messe in un giornalino dove uno si deve andare a cercare. Pronto? E come faccio a farle vedere? Oh, riusciamo a comunicare con le slide? Non le vedete le slide? No, purtroppo no. Giusto? Poi tra l'altro tu non ci senti, perché probabilmente è staccato l'audio. Oh, sì. Riusciamo a comunicare con le slide? Eccomi. Non le vedete le slide? No, purtroppo no. Giusto? Poi tra l'altro tu non ci senti, perché probabilmente è staccato l'audio. Adesso vi sento. Adesso vi sento. Eccomi. Adesso vi sento. Allora, c'è un ritardo di qualche secondo e purtroppo non vediamo l'audio. Se intanto che cerchi di risolvere, fare la proiezione,
Chiedo alla regia di mandare in onda il filmato che fa vedere l'applicazione, così intanto tu fai le prove di pinguo dello schermo. Purtroppo non vediamo l'audio, se intanto... L'app di Confagricoltura Emilia-Romagna nasce 2 anni fa dall'idea di creare una modalità moderna per mettere in contatto l'associato con la sua organizzazione, l'Unione in primis e poi con la Federazione. Lo scopo è dare all'impresa associata un collegamento e un servizio moderno, rapido e interattivo. L'app si pone l'obiettivo di proporre un servizio di informazione, news, comunicati stampa e materiale multimediale aggiornato sulle iniziative legate al mondo di Confagricoltura. L'app prevede un'area ad accesso riservato a cui solo gli associati iscritti possono accedere tramite credenziali riservate. Quest'area è il punto di accesso che apre il collegamento diretto tra l'associato e l'organizzazione e gli permette di accedere a una vasta gamma di servizi. L'area questionari è lo strumento attraverso il quale l'organizzazione intende coinvolgere tutti gli associati nell'esprimere pareri o nel dare opinioni per permettere all'organizzazione stessa di assumere decisioni rispondenti agli interessi della maggioranza dei soci. Il bollettino meteo è per gli associati un elemento imprescindibile per una tempestiva ed efficace azione sul campo. L'app propone un servizio di allerta meteo con notifiche mirate per consentire all'associato di adottare con rapidità ed efficienza le misure adeguate al bollettino emanato. Essere sempre aggiornati dalle scadenze agli avvisi sui bandi, dall'uscita di nuove normative e informazioni mirate. L'app propone un servizio di notifiche push altamente efficiente, che permette all'associato di conoscere ovunque si trovi le notizie che lo interessano da vicino e non lasciarsi sfuggire nulla, il tutto comodamente sul proprio smartphone. Tutto il materiale e le informazioni proposte dall'app possono essere personalizzate dall'associato attraverso una sua profilazione, ovvero la scelta degli argomenti in base agli interessi. Niente spam, solo contenuti mirati. L'app propone, per iniziare, alcuni servizi avanzati: ticketing, appuntamenti e area documentale. Ognuno di questi servizi permette un collegamento diretto dell'associato con l'unione del territorio che ha attivato la funzionalità, con il fine di agevolare i tempi necessari al disbrigo di pratiche e la richiesta di informazioni, il tutto comodamente senza spostarsi da casa. ConfagriApp, l'app di Confagricoltura Emilia-Romagna. Il tutto comodamente. Allora, bello, abbiamo capito molto bene qual è l'obiettivo. Da quello che ho capito è stato sviluppato in ambito Emilia-Romagna e si sta estendendo anche come utilizzo nell'ambito di Siena. Quindi di fatto c'è una condivisione degli obiettivi e anche uno sfruttamento di questa tecnologia per più ambiti. Gianluca, tu cosa ci dici in tal senso? Ma allora, diciamo, se abbiamo seguito la mattinata, partendo dalle premesse dell'inizio, abbiamo detto che è fondamentale la vicinanza, la condivisione, dimostrare di essere al fianco degli agricoltori e soprattutto crediamo che non si possa parlare di futuro ma di presente. E quindi in questa situazione abbiamo ritenuto ovvio, opportuno, necessario essere d'esempio, quindi essere anche noi insieme agli agricoltori, far vedere che utilizziamo, che siamo adeguati, perché se dimostriamo quello che vogliamo fare, così come gli agricoltori, diventa tutto molto più semplice. Vorremmo essere molto più propositivi, dobbiamo chiedere, dobbiamo non arrivare sempre in ritardo, non giocare mai di rimessa, ma essere sempre per primi e per primi per attaccare, perché secondo me, ripeto, si evita il general generico che non serve a niente e si va nel merito della questione. L'esempio che sta utilizzando il collega Zama, ecco, ci ha fatto capire, ci ha fatto vedere che è un'opportunità, un qualcosa che già hanno fatto, un qualcosa che serve soprattutto per dialogare, e quindi ci è sembrato assolutamente
facile poter vedere, conoscere e anche molto velocemente poterlo utilizzare. È un modo, come si diceva, per accorciare i tempi, un modo per essere comunque presenti, è un modo per far capire quanto siamo attenti e disponibili, proprio perché dobbiamo rappresentare le aziende, quindi per rappresentare bene le aziende, al di là del servizio, dobbiamo essere perlomeno al loro pari, almeno addirittura avere qualche possibilità di essere un pochino più, di arrivare per primo alle necessità di conoscerle. E quindi questo è stato tutto molto molto semplice e cerchiamo veramente nel brevissimo di poter anche noi utilizzare questo strumento, ci possa permettere di agevolare e di poter operare sempre con qualità e quantità. Quindi Gianluca, oltre che da propositori, quindi coloro che raccontano ciò che si potrebbe fare, diventate proprio parte attiva anche nel rendere disponibile questa tecnologia direttamente per i vostri associati. Proprio per questo, perché come dicevo prima, diventa molto più semplice e forse si riesce ad essere anche più convincenti quando, ripeto, ragioniamo allo stesso modo, ci confrontiamo sullo stesso modo. Quando noi dovremmo, o forse dovremmo aver già fatto, le domande ai nostri politici e agli assessorati per chiedere quello che cosa vogliamo fare, se ci presentiamo già così armati di esperienza e dimostriamo la nostra attività, diventa molto più semplice, siamo molto più convincenti e possiamo anche dire la nostra su tante belle cose, perché comunque vale sia. Se ricordo bene certi interventi, è vero che molte aziende devono ancora un pochino mettere in cantiere questa opportunità, ma ce ne sono veramente tante che sono molto avanti, che sono i primi rappresentanti e già da tempo stanno utilizzando questo tipo di opportunità. Quindi dobbiamo fare bene attenzione e dobbiamo essere determinati nel guardare al futuro, nell'essere positivi, molto attenti, altrimenti rischiamo di perdere qualche opportunità. Guido, riusciamo a riattivare il termine della tua presentazione? Perché adesso abbiamo avuto un'infarinatura di massima dal filmato su come funziona, ma so che avevi altre cose che volevi raccontarci. Se riattivi anche l'audio. Non ti sentiamo, c'è qualche problema. Ti vediamo con l'audio spento, quindi dovresti avere il mute, ok? Potremmo fare il gioco di leggerti il labiale, però è molto complicato, credimi. Intanto chiedo a Gianluca, intanto che si risolve questa cosa, se riusciamo, chiedo a Gianluca che tempi ci sono per avere questa applicazione, come deve fare poi l'agricoltore per attivarla. Ma crediamo che i tempi sono decisamente molto brevi, ci siamo già confrontati, quindi credo nel giro veramente di qualche settimana di poter mettere a disposizione questa ok, quindi ma Guido, dovremmo sentirti, prova? Sì, adesso mi sentite. Il problema è che non riesco a condividere l'immagine perché non me lo prende, non so com'è. Allora, c'è bisogno di immagini, così l'immagine ce l'immaginiamo. Tu sì, no, continuo a raccontarla, tanto avete visto il filmato che evidenza quello che facevo con la presentazione. Volevo andare avanti perché mi interessa molto evidenziare quello che era la partecipazione sindacale. Perché con l'area dei servizi che è riservata agli associati e che per facilitare il lavoro all'organizzazione di accreditare il socio c'è un meccanismo per cui c'è un automatismo attraverso l'azienda che digita il suo CUA, digita le sue credenziali, si interfacciano con il database dell'Unione, automaticamente quando si incrociano il socio viene accreditato e quindi viene ammesso all'interno del sistema. Come dicevo, questi servizi è solo un inizio di possibilità che vengono date all'azienda, che come dicevo prima era la possibilità di fare con requisiti, di prendere appuntamento, di scambiarsi documenti. Abbiamo iniziato col discorso del quaderno di campagna,
ma l'obiettivo è di usare sempre di più questo strumento per un rapporto con l'associato. Faccio un esempio, potrebbe essere un domani il piano di spandimento, potrebbe essere quello che riguarda la contabilità, potrebbe essere le buste paga, cioè sempre di più dobbiamo far sì che l'organizzazione riesca a dialogare con l'associato in maniera digitale e dare all'associato le modalità di interfacciarsi con l'azienda in maniera semplice come può essere uno smartphone. Quindi la partecipazione digitale era proprio il fatto che l'organizzazione può fare dei quesiti alle aziende, ai propri soci, e quindi periodicamente verificare se sta portando avanti in maniera coordinata e condivisa delle tematiche, o se ci sono dei fabbisogni che devono essere evasi. C'è quello che riguarda il servizio meteo, perché l'abbiamo inserito perché è un fattore strategico per le aziende, ma è un'applicazione che è aperta anche ad altri soggetti che possono con la nostra app dare delle informazioni. Faccio un esempio: prima veniva detto che c'è il cosiddetto agricoltura di precisione, che raccoglie un sacco di informazioni durante la lavorazione delle macchine sul terreno. Bene, questi dati che vengono raccolti dentro un sistema possono essere poi condivisi in un'unica area di raccolta. Parliamo di blockchain, quindi di informazioni dei dati di questa azienda lungo tutto il percorso. Quindi i servizi che si possono erogare sono solo quelli che abbiamo messo noi sono un inizio, poi sarà un'unione che valuterà con i propri associati quali sono i fabbisogni e le esigenze. In altre parole, mentre noi diciamo alle aziende di innovarsi e di seguire questo percorso, noi dobbiamo fare lo stesso percorso, altrimenti... Dovete dare l'esempio. Dovete dare l'esempio. Grazie per questa presentazione. Io passerei per i saluti finali il padrone di casa, quindi vorrei lasciare a Gianluca la chiosa finale. Io da parte mia non posso fare altro che ringraziarvi per tutto quello che ho imparato anche questa mattina, perché io oltre a moderarli i convegni li uso anche come modo per rimanere molto aperto su tutto quello che è il mondo dell'innovazione. È stata una bellissima opportunità, anche perché ci sono stati tantissimi spunti di riflessione, tantissimi ancoraggi per poter fare ragionamenti e per poter in qualche modo dipingere o tratteggiare qualcosa di nuovo. Quindi da parte mia un grandissimo ringraziamento a Gianluca, a Lupa di Siena e complessivamente a Confagricoltura che mi ha dato questa opportunità. Ringrazio i miei colleghi, in particolare Tommaso Cinquemani, che ho visto passare sotto, che sta creando l'articolo e preparando l'articolo, in modo che tutte le cose che sono state dette poi non vadano anche perse in ambito Agronotizie. Su Agronotizie faremo anche il collegamento alle varie dirette, in modo che anche i nostri milioni di lettori, come ci ha detto Cristiano, possano poi sfruttare queste informazioni. Gianluca, buon tutto e complimenti ancora. Grazie di cuore. Io ringrazio ancora per l'opportunità, per la collaborazione. Ti ringrazio soprattutto perché hai vivacizzato l'evento, perché hai cercato di sottolineare quegli aspetti che meritavano certamente tutti attenzione, ma quelli che incuriosivano di più. Anche il collega Guido, perché ci ha fatto toccare con mano che insomma spesso si riesce a dialogare in maniera molto stretta e anche molto dinamica, e riusciamo a fare tante belle cose, soprattutto concrete. Noi siamo agricoltori e quello che ci fa veramente tanto piacere è poche cose e concrete, e quindi speriamo che questo sia un inizio. Magari tra qualche tempo ci possiamo sicuramente ritornare per vedere quello che siamo riusciti a fare. Colgo l'occasione per anticipare che il 12 di febbraio abbiamo organizzato un altro evento sullo smart working. Vi rubo solo due minuti. Sappiamo benissimo che è un modo di lavorare che ha preso tanto campo, è stato utilizzato e verrà anche utilizzato, però sta creando, secondo noi, non qualche problema, ma è necessario approfondire bene questa applicazione, perché è un tipo di lavoro che è molto dinamico e forse oggi si confronta con una normativa nostra un po' più rigida, un po' più ordinaria, e quindi crediamo sia venuto il momento proprio di approfondire, di entrare nel merito, per fare in modo che nel prossimo futuro quest'altra opportunità che il Covid ci ha portato in qualche modo non
scompaia o che comunque non si possa ottimizzare al massimo. Quindi vi invito tutti a aspettare il 12 di febbraio e a partecipare al nostro evento. Vi ringrazio nuovamente, una buona giornata a tutti e buon lavoro. Buona vita, alla prossima, ciao. E complimenti alla regia, bravissimo. Ciao a tutti. A presto.